Buongiorno e bentrovati in questa edizione di Mattino 6. Salutiamo quest'oggi il mese di luglio, è martedì eh, 31 e lo faremo chiaramente come sempre sfogliando eh, le pagine dei quotidiani locali e eh, nazionali. Quelli nazionali si dividono nell'interpretazione del caso di Desi Osuake, eh, vedremo poi anche eh, i eh, quotidiani eh, locali che eh, avranno aperture eh, diverse a seconda della testata ma anche eh, dell'edizione provinciale. Ad esempio siamo sul centro edizione di Pescara. Ecco qui la cronaca in apertura, spaccia droga alla festa in spiaggia. La polizia tra i bagnanti nello stabilimento ha preso un giovane. Sotto la testata, Abruzzo Economia, il carro carburanti a 8 euro in più per il pieno, ecco i consigli per eh, risparmiare e poi al centro la fotonotizia ieri eh, si è chiusa la festa di eh, Sant'Andrea, peraltro eh, alla fine di questa edizione di Mattino 6 vi proporremo uno stralcio dei eh, fuochi pirotecnici che come sempre hanno dato l'epilogo alla eh, festa di Sant'Andrea Apostolo, ieri però c'è stato il concerto ehm, di Massimo Ragneri che è arrivato dal fiume e ha incantato eh, Pescara, l'artista appunto ha chiuso la festa di Sant'Andrea e poi ehm, casi ehm, che vengono abbinati al razzismo nel eh, torinese aggredita la stella dell'atletica sospetto atto di eh, razzismo e poi a Giulianova eh, c'è un caso di insulti razzisti anche negli uffici dell'ASL eh, vediamo poi mh, di spalla alcuni eh, richiami a Pescara Geriatria in Tilt Pescara Rovente tra le otto città più calde d'Italia Dragaggio a Pescara, la marineria in rivolta, pronti a bloccare il porto. E poi concerti in piazza a Francavilla la notte di Nada e Gino Paoli. E poi ancora. Uh, in uh, basso, uh, quello di ieri è stato davvero un lunedì nefasto sulle strade in Abruzzo. Operaio uh, travolto e ucciso in autostrada. Tragedia a Carsoli. La vittima aveva 58 anni. Indagato il conducente del furgone. Ieri uh, c'è stata anche un'altra vittima a Chieti. Mm, uh, vedremo poi uh, in seguito nei titoli di uh, giornale. Il buongiorno, Abruzzo, di Giuliano Di Tanna. L'addio di una madre. Ricordati uh, di uh, ridere. E siamo sul centro di Teramo, sempre la cronaca in apertura, arrestato con, anabolizzante, eh, con anabolizzanti e droga. Teravano riforniva le palestre di farmaci utilizzati come eh, doping. Poi ancora, eh, ecco qui. La fotonotizia, la denuncia di un senegalese di roseto, il suo nome è Ibrahima Diop, di 39 anni, insultato negli uffici dell'Asl perché sono di colore. E poi ancora di spalla a Colonnella, figlio manesco, allontanato da casa dal giudice. A Giulianova, sparite le bici del servizio di bike sharing. E poi per il calcio, ieri triangolare Mazzagatti, Memorial Mazzagatti ragazzi a eh, Teramo di Renzo Tris. Il teramo vince e eh, convince. Andiamo ora sull'edizione di Chieti Lanciano Vasto. Eh, ecco qui l'apertura. Furgone lanciato contro la sala giochi. Banda in azione a Chieti Scalo rubati 5.000 euro. E allarme eh, sicurezza. E poi ehm, vi ho detto in precedenza di un'altra vittima sulle strade a Chieti. Ecco qui eh, tragedia a Chieti: maestra d'asilo muore investita da un'auto in centro. Eh, sempre a Chieti, eh, di spalla, leggiamo eh, questo richiamo: passa il bilancio con il no eh, dei revisori. E poi a vasto raid eh, nelle auto, ecco i lidi scelti dalle gang. Eh, quindi concerti in piazza, lo abbiamo già visto la notte di e Gino Paoli. E siamo ora edizione aquilana del centro, l'apertura, progetto case, un'altra stangata. L'aquila, il comune è condannato a pagare un milione per i eh, consumi. E poi la foto notizia è morta a 38 anni all'aquila. Addio all'avvocato Emma Buccini, eh, lascia due eh, bambini. Di spalla a Pizzoli, auto contro un camion, quattro feriti. Ad Avezzano, pista ciclabile, il cantiere apre tra le eh, polemiche. Poi sul Mona c'è Valeria Marini e l'assessore diserta la giostra. Lasciamo la prima pagina, le prime pagine del centro. Vediamo ora il messaggero Abruzzo. Ecco l'apertura, estate nera. Altri due morti a Carsolio operaio scende dal furgone per lavorare sulla 24 falciato da un camion. Settantenne investita e uccisa a Chieti studentessa indagata per omicidio eh, stradale. Poi sotto la testata, note d'estate, Gino Paoli e Nada sul palco del Blue Bar a Francavilla. Per il basket, grandi coach da tutta Europa a Roseto per i giovani. e Per il calcio di Serie B, il Pescara è già pronto bastano eh, pochi ritocchi. Sebastiani a eh, Milano per l'Assemblea di Lega incontra i colleghi no alla finale secca dei playoff. Il Bayern e altre big sulle tracce del Baby Mercato aggiungiamo che tra le decisioni prese ieri dall'Assemblea di Lega eh, c'è stata l'assegnazione dei diritti per l'anticipo televisivo di Serie B an, eh, diritti andati alla eh, RAI e poi ancora di spalla Goletta Verde un marchio mh, coniugato all'Abruzzo oggi i risultati delle analisi eseguite lungo la eh, costa andiamo in taglio eh, medio eh, sempre eh, sul messaggero, intanto il caso di Giulianova, insulti all'italiano di colore, la Asl eh, indaga. E poi la fotonotizia, cane eroe, dubbi sull'avvelenamento, nessun boccone tossico nel eh, giardino. Eh, boccone tossico a cui era stata abbinata la eh, scomparsa, il decesso eh, del cane eh, caos, il cane eh, eroe mh, dopo la eh, tragedia, dopo il sisma di Amatrice. Testa di, eh, Iale al tabaccaio, giallo a Pescara, il macabro reperto trovato davanti al negozio. L'uomo estraneo a qualsiasi giro della malavita. In basso, vertice a Roma, caro autostrade, torna la protesta. E siamo ora sulla prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo, che apre così: scuola bus, sindacato l'ex sindaco, chiusa l'inchiesta sull'appalto a Tortoreto, ipotizzati frode, falso e omissioni di denuncia. Sotto la testata, il Mote propone una società in house. Futuro della Team e azzerare la Team. E poi ancora altro che unità in vista delle regionali: la Lega spacca e il centrodestra destra Terramano resta secco. Nell'Agir entra solo il sindaco di Bellante. E ora a centro-pagina, a casa per Natale, ricostruzione: la Regione annuncia un piano per gli sfollati Ater. Di spalla il caso Giuliese, indagine interna della ASL dopo la denuncia di razzismo e poi ancora schianto alle capannelle, oggi funerali del motociclista di Tortoreto. E quindi ancora il caso di eh, Vialongo che resterà quartiere popolare. Il sindaco di Teramo studia come riqualificare i palazzi. Per lo sport in basso, Serie C De Grazia, per ora è il bomber estivo del eh, Teramo eh, Calcio. Lasciamo i quotidiani locali, vediamo ora le prime nazionali, iniziamo da Repubblica che apre così, attacchi razzisti, cresce l'allarme, Rai. Fo verso la bocciatura, l'aggressione dell'atleta azzurra a Moncaglieri, Bassetti del CEI, non alimentare le paure. Presidenza di Viale Mazzini, no di Forza Italia, al candidato del governo, nome alternativo e Rossi. E poi le parole nell'intervista alla. Azzurra di colore, vittima di questo caso di eh, razzismo, presunto eh, razzismo, eh, Daisy Osakue, eh, questo paese non lo eh, riconosco più. Vediamo ora in eh, taglio medio la foto, eh, notizia: Libia immigranti: Trump sta con Conte, nasce eh, l'asse USA eh, Italia. E andiamo ora sulla prima pagina del Corriere eh, della Sera ecco a centro pagina scontro sul rischio razzismo atleta aggredita cercavano una nera Salvini emergenza sciocchezze, eh, lancio di uova all'azzurra Daisy Osakue eh, Mattarella, i migranti sono i nuovi eh, schiavi e poi ancora eh, sotto la eh, testata Trump a Conte andate avanti sulla tappa e l'Italia ottiene l'appoggio eh, per la eh, Libia quindi a centro pagina Calabria la denuncia dei medici a Reggio, l'ospedale delle fratture riparate con il cartone, davvero inquietante eh, questa eh, foto. E poi in basso eh, l'onestà e la realtà a lezione dalle api, cosa ci insegna la vita delle piccole creature, cercando la eh, purezza si resta immobili. E ora la prima pagina della stampa. Ecco qui: Trump in Libia, il leader è l'Italia. Conte alla Casa Bianca, intesa sul Mediterraneo, il presidente USA. Bravi sui migranti, siete il modello dell'Unione Europea. Washington invita a completare il gasdotto eh, TAP. Fermezza sulle sanzioni alla Russia eh, resteranno. E poi ancora: eh, vediamo questo paio di richiami: eh, la strategia, il patto sull'energia e la frenata sui legami con il Cremlino e poi il Roma sfida i francesi sulle elezioni a Tripoli. Sì, di Al Sisi al summit. poi ehm, eh, a centropagina pagina la fotonotizia: uovo in faccia all'azzurra dell'atletica. Il Premier non è eh, razzismo. Andiamo avanti, eh, siamo eh, sul eh, fatto eh, quotidiano che apre così eh, le pagelle dei primi 60 giorni. Governo Conte, cosa hanno fatto i 18 eh, ministri? Ecco qui, promossi con riserva Conte, Giorgetti, Bonafede, Moavero, Costa e Bussetti, più attivi su fatti, eh, su fatti concreti. Di Maio eh, rimandato al dopo Ilva eh, e Tria al eh, post-manovra. Eh, e Poi ancora ehm, vediamo eh, Procura del Lazio, Air Force Renzi, adesso indaga la eh, Corte dei Conti, il Premier Washington, Trump a Conte insieme su Migranti eh, e Futura eh, Libia. Andiamo ora sul tempo, ecco il titolo d'apertura. Teste d'uovo. Pataccaria, atleta di colori iscritta al PD, viene colpita da un nuovo lanciato per gioco. Sinistra e media si inventano un'ennesima aggressione razzista per incolpare Salvini e crolla pure la bugia dell'omicidio xenofobo di Aprilia. E poi a restano solo altre 52 zone da liberare dai falò e poi di spalla dove rischia l'alleanza Forza Italia Lega sul pasticcio Rai ballano le giunte di centrodestra e poi ancora sul Messaggero, vediamo la prima pagina: Trump, migranti, la UE segue l'Italia. Conte a Washington in cassa di sostegno americano, cabina di regia comune. Sulla Libia, e il presidente USA, noi due outsider della politica. Garanzie a Palazzo Chigi anche sui dazi. E poi sotto la testata torna la polemica: i politici attaccano col Gomorra Style, guadagni facili. E rischio eh, imitazione e poi ancora campionessa eh, ferita. Il Premier la chiama. Ehm, L'indagine non è intolleranza. Uova contro Daisy, atleta di colore. Rischio razzismo. Si riapre lo scontro. In taglio medio lo sport si gioca sulle parole just in time, eh, giusto in tempo. Ma anche eh, è il momento. Di Justin, eh, Justin Clivert, il figlio d'arte, figlio di Patrick Clyvert La Roma crede nei giovani. Io credo in lei, esclusivo Cliver, papà mi voleva all'Ajax, Lazio, Caso Milinkovic, sempre in taglio medio, alta tensione su Ilva, Di Maio rinvia tutto, eh, duello sugli occupati, fumata nera al super tavolo, Arcelor, di più non possiamo dare, cassa eh, fino a... A settembre. E ora libero, ecco il titolo eh, d'apertura: la eh, sinistra si commuove soltanto per i, delinque, de, per i delinquenti degli italiani, eh, non le importa nulla. Ladro marocchino muore dopo un incidente, una colluttazione con due persone. Il PD grida subito al razzismo, convoca Cortei dopo le ferie, ma tace sui 700 reati giornalieri dei migranti. E poi a centro pagina, eh, Mattarella esagera: i profughi sono schiavi. Il Presidente sono sfruttati, allora non fateli venire qua. E poi sempre in taglio medio sotto la fotonotizia, Trump scambia conte per Salvini, Donald sta facendo un lavoro fantastico sui clandestini, ora chiuda i confini, vertice a Washington, nasce... La cabina di regia Italia-Stati Uniti per la Libia. Il eh, manifesto, eh, ecco il titolo eh, d'apertura che è il seguente: Odio eh, cieco, 12 aggressioni razziste in 50 giorni. L'ultima contro l'atleta di origine nigeriana Daisy Osakue, eh, ferita a un occhio. Ad aprile, due arresti per l'omicidio di un migrante. Preoccupata eh, l'ONU, ma per eh, Salvini l'emergenza razzismo è una sciocchezza e Di Maio lo eh, segue. E poi sotto la. Ehm, testata hm, Ilva Mittal non convince eh, Di Maio, il gruppo ha illustrato le proposte, tutti scontenti. Proseguiamo e siamo sulla prima pagina della verità, ecco il titolo d'apertura, eh, quante bugie nelle aggressioni ai neri e il PD che istiga all'odio razziale. Appena succede qualcosa a un immigrato i dem gridano alla xenofobia, ma quasi sempre sono episodi di cronaca che nulla hanno a eh, vedere con il colore della pelle, che ossessiona eh, solo mh, la eh, sinistra. E poi ancora in taglio medio eh, Forza Italia nel vicolo cieco del No Af Foa, il veto sulla RAI per ritorsione verso Salvini non è capito dalla base e apre la strada al nemico. E intanto c'è l'ira della Mussolini. Tajani riduce gli azzurri a ruota di scorta dei democratici. Un vero suicidio. Il ritorno del bullo. Villa Aereo, soldi, Renzi in diretta su Facebook e il festival delle fake news. Avanti con la prima pagina del mattino. Ecco eh, l'apertura. Trump Conte il nuovo asse gli USA e l'Italia un esempio per l'Europa nella lotta all'immigrazione incontrollata. A Roma il coordinamento della cabina di regia sulla Libia, ma resta il nodo eh, dei eh, dazi. E eh, poi ancora la fotonotizia, la notte shock di Daisy, campionessa italiana, l'atleta eh, presa a uova eh, in faccia e poi sempre in taglio medio, emergenza eh, ambientale, eh, rifiuti, i veleni del maxi rogo, triplicata la diossina eh, Nell'aria l'ARPAC eh, rivela mh, i eh, dati della centralina di Caivano dopo eh, l'incendio. Eh, siamo ora sull'avvenire che apre così, vergogniamoci nuovo eh, atto di eh, violenza, La l'atleta italiana di colore Osacue è colpita a un occhio ma per Salvini il razzismo non c'è Palazzo Chigi eh, evoca eh, il eh, bullismo e eh, poi ancora le parole di Boldrini, c'è cioè chi semina paura a colpi di Mary Slogan e Salta Martini, la sinistra cerca pretesti diciamo il vero eh, in basso migranti eh, schiavi non voltiamo il richiamo di Mattarella serve eh, cooperazione e poi ancora mh, una cabina di regia USA-Italia sulla Libia dopo il vertice. Tra... Tra Trump e Conte. Andiamo a chiudere con il sole 24 ore. Questa è l'apertura all'asta. BTP: i rendimenti tornano a crescere, i tassi del decennale sono saliti di 10 punti rispetto all'emissione precedente. La domanda, tuttavia, è rimasta sostenuta e ha tranquillizzato gli investitori. Tensioni su tutti i bond sovrani in attesa delle scelte della Banca del Giappone. Poi ancora, il caso Taranto uh, Ilva Mittala uh, Di Maio. Uh, ultima uh, proposta. Poi ancora in basso 150 eh, milioni l'obiettivo di FastWeb è diventare il primo operatore convergente, eh, Fastweb rileva le frequenze di Tiscali per crescere nello standard del eh, 5G e poi 23,4 miliardi, il colosso assicurativo Triestino eh, in borsa 23,4 eh, miliardi eh, di euro capitalizzati, circa 9,5 volte eh, l'utile netto atteso dagli analisti per l'intero 2018, assicurazioni generali, rafforza la squadra del vertice in vista del nuovo piano. Lasciamo i quotidiani nazionali e torniamo ai locali e siamo subito su pagina 2 eh, del eh, centro dove l'argomento è quello del caro eh, carburanti, 8 euro in più per il pieno, i consigli eh, per eh, risparmiare, stancata da 540 milioni ma su benzina e gasolio, eh, pesa ancora la guerra di Etiopia. Qui eh, in alto tutte le accise sui carburanti eh, per ogni litro si pagano dai 74 agli 88 eh, centesimi e poi le 10 eh, regole mh, per... Eh, risparmiare carburante che sono sintetizzate queste 10 regole nella tabella il CODACONS chiede al governo provvedimenti concreti per ridurre l'abnorme tassazione e tagliare le assurde accise che gravano sui carburanti nel nostro paese il costo delle tasse e dell'imposta di fabbricazione incide per circa 88 centesimi al litro sulla verde e circa 74 centesimi per litro eh, sui diesel Andiamo avanti, pagina 3, in questo caso non si parla di caro carburanti ma di caro autostrade. Pedaggi su A24 e A25, il ministro Toninelli non blocca i rincari, doccia gelata a Roma per i sindaci abruzzesi e laziali, il MIT impegnati a calmierare le tariffe in eh, tempi eh, rapidi. E ora siamo a pagina 12, pagina Abruzzo, in questo caso l'argomento è quello della tutela ai minori, arriva una fiaba per combattere la violenza dei bulli, lo squaletto Pasquale, un personaggio di Dipiet Antonio, da settembre il volume sarà eh, distribuito eh, nelle eh, scuole. E eh, allora andiamo a vedere il servizio curato per noi da Paolo Renzetti. Questa è un'iniziativa importantissima, didatticamente direi fondamentale, una best practice in Italia. Il Codice Mabruzzo ha voluto coinvolgere la scrittrice Pietra Antonio, l'ha fatto attraverso l'amicizia del consigliere Michela Ridolfi, attraverso appunto la volontà del presidente Filippo Lucci e hanno voluto, soprattutto la scrittrice Pietra Antonio ha voluto davvero generosamente costruire una storia che aiutasse i ragazzi, i giovani, a sapersi, possiamo dire, districare meglio il mondo del web. In che modo? Creando diciamo, una serie di percorsi che potessero in qualche misura aiutare i giovani a capire meglio l'utilizzo della rete. Anche il Consiglio regionale d'Abruzzo approva e appoggia questa iniziativa con il Corecom per combattere il bullismo. Beh, sì, l'istituzione regione di cui il Corecom è una delle propaggini, insomma, anche se in maniera autonoma agisce e tutela come sapete i cittadini abruzzesi. Anche nel campo del bullismo per quanto riguarda i più giovani, i ragazzi, soprattutto i bambini. È un'educazione che oramai abbiamo avviato da diversi anni, non è questa la prima iniziativa, ma questa soprattutto è un'eccellenza, è un bellissimo libro della scrittrice di Pierrantonio, la quale ha già avuto riconoscimenti importanti, è rivolto ai bambini, è un progetto interessante, preparato, proposto dal Corecom dove noi abbiamo aderito, ma non solo aderito, ma anche sponsorizzato. Perché? Perché è importante ricominciare dalle giovani generazioni, soprattutto. Sul fronte del rispetto dell'educazione, del rispetto verso l'altro. Ecco, c'è tanto, tanto bisogno, soprattutto, di rispettare gli altri come si rispetta se stesso. E questo libro ne è un esempio. Quindi, un progetto ambizioso e importante vale la pena non solo promuovere, sponsorizzare, ma anche accompagnare lungo questo percorso di presentazione alle scuole. E per quanto riguarda il corico, il Presidente Lucci, ieri ha ribadito primi in Italia per le conciliazioni e poi ancora una notizia dal Ministero dei beni culturali le parole del sottosegretario Bacca 10 milioni di euro per gli enti del cratere eh, sismico in basso eh, flash mob contro le trivelle in mare appuntamento con Goletta Verde le 10.30 a Vasto domani rotta verso eh, Silvi e siamo ora alle pagine di eh, Pescara la protesta degli armatori eh, intrappolati dal fanatico Blocchiamo il porto, 40 proprietari di imbarcazioni sul piede di guerra. Dragaggio eh, subito: i pescatori non possono né entrare né uscire. Il taglio della diga non basta: eh, peraltro, tutto questo accade proprio nei eh, giorni eh, della festa della marineria. Ecco qui la, la situazione: la foto ritrae uno. L'esponente della marineria Francesco Scordella eh, che evidenzia eh, la, eh, quanto siano bassi i fondali eh, nel eh, Porto Canale. Avanti ancora, ecco a proposito di Sant'Andrea, Sant la chiusura con la Star. Massimo Ranieri arriva dal fiume e infiamma i 15.000 eh, della festa. L'esibizione eh, dell'artista partenopeo alla Rena del Mare ha anticipato la chiusura con i fuochi. L'assessore Cuzzi, una tradizione antica che si rinnova. Siamo eh, felici di aver contribuito a. Al rilancio. Ecco alcuni momenti del concerto con la folla, con eh, Massimo eh, Ranieri, e poi altri momenti dell'esibizione del eh, noto mh, artista eh, napoletano. Avanti ancora, eh, siamo all'emergenza calore, caldo da bollino rosso, geriatria scoppia. Oggi e domani pescare tra le otto città più calde d'Italia e in ospedale, boom di anziani eh, ricoverati per disidratazione. In taglio medio un numero per eh, medicine e spesa a domicilio. L'assessorato dei servizi sociali apre una linea telefonica dedic dedicata ai pensionati in difficoltà eh, per l'AFA. E poi ancora in basso Asl, eh, ecco in nuovi orari di agosto, limitazioni nelle giornate di apertura per uffici ospedalieri e servizi sanitari. Ora la cronaca mh, droga nella Riviera Nord, festa in spiaggia con la cocaina arrestato. I poliziotti della mobile chiamati dal titolare dello stabilimento si mescolano alla folla e individuano lo eh, spacciatore. Poi in taglio medio Cassonetti stracolmi al cimitero, al vecchio ingresso di Colle Madonna, rifiuti e vegetazione fuori controllo. Eh, colle del telegrafo mh, riapre per la notte delle stelle, musica Astrofili e Navetta dopo il boom. Quindi presenza per l'eclissi di Luna il Comune si prepara una nuova apertura notturna tra l'11 e il 12 di agosto. E ora le pagine di Montesilvano, tentato furto in via Adige, sventato colpo nel market e caccia a tre malviventi, i ladri cercano di entrare nel Conad ma vengono messi in fuga dai carabinieri, la banda costretta ad abbandonare gli arnesi da scasso e l'auto rubata a Ortona. Di spalla allo stabilimento La Riviera, bambino di 4 anni si perde in spiaggia e percorre 2 km, la mamma di Spoltore si è spaventata e ha subito chiamato i carabinieri che hanno attivato le ricerche, il piccolo è stato ritrovato a giocare eh, ai bagni eh, Bruno. Ancora eh, sempre a Monte Silvano, lavori eh, sulla rete elettrica, generatori in case e negozi, interventi di potenziamento dalle 9 alle 16.30 a Villa Verrocchio e Villa Canonico. Ma e distribuzione rassicura ai cittadini nessuna mh, interruzione eh, delle utenze. Eh, pagina di eh, Francavilla: risveglio eh, musicale in spiaggia interrotto all'alba dai carabinieri, i militari piombano sulla spiaggia del Lido mh, Cortesito e bloccano il. Concerto per 200 persone, il blitz. Dopo le chiamate di alcuni residenti, il titolare dello stabilimento va ehm, cambiata la eh, mentalità. E poi, sempre a Francavilla, eh, stadio del mare ancora inutilizzato: il gestore, vogliamo aprire entro Ferragosto con bar, pizzeria e spiaggia attrezzata. Eh, ora ehm, siamo nel eh, Pescarese sempre ad abateggio, corteo in lacrime per l'addio a Liliana, mh, folla nella chiesa della Madonna del Carmine ai funerali dell'ex cuoca e Bidella morta eh, nell'incidente eh, di eh, Scafa. Proseguiamo e siamo alle pagine di eh, Chieti con l'investimento um, mortale eh, di eh, ieri mattina. Maestra travolta da un'auto e uccisa, Maria Luisa Cornacchia, 70 anni, spinta contro il muro della caserma Spinucci, conducente indagata per omicidio eh, stradale. Eh, poi ancora eh, in basso, ex alunni incontrano la maestra centenaria a Lanciano, festa dei 40 anni dopo, per gli ex ragazzi eh, del della mh, quinta mh, elementare, eroi eh, ottobrini. Proseguiamo, eh, siamo mh, a vasto, eh, i furti nelle auto, ecco le zone eh, della gang, carte di credito rubate nelle vetture, prelevamenti dai bancomat in tempo reale, tre arresti dei eh, carabinieri grazie ai eh, rinforzi eh, estivi. E poi ancora ehm, a Chieti, in particolare a Chieti Scalo, caccia alla banda, irruzione in sala giochi rubati 5.000 euro, furgone lanciato contro la vetrina, poi i ladri sradicano i videopoker con una fune, locale distrutto in un minuto e mezzo. Eh, mentre c'è stata una tragedia sfiorata sempre in strada, ma a Lanciano, camion si sfrena, finisce nella scarpata e si eh, ribalta. Le pagine di Teramo, lo sport malato, doping nelle palestre e droga arrestato fermato dal badriatica un bodybuilder teramano di 30 anni aveva 46 scatole di anabolizzanti, alcune Dosi eh, di eh, cocaina. Eh, la decisione del giudice dopo la convalida del fermo, l'uomo è stato scarcerato con l'obbligo di firma in attesa del processo fissato per ottobre. Si ipotizza un vasto giro, eh, secondo gli investigatori si tratta di materiale destinato a chi svolge varie attività a livello eh, amatoriale, attività eh, sportive. In basso, inchiesta a scuola, bus è indagata anche la Ricchi a Tortoreto, l'ex sindaco tra i sette accusati per l'appalto alla Frat Arcangeli, con lei il capo dei. Mh, e poi ancora razzismo alla Asl, c'è un clima eh, di odio. Cameriere senegalese da 18 anni a Roseto denuncia di essere stato insultato nel distretto sanitario di Giulianova. Lui, Ibrahima eh, Diop, 39enne, colui che ha denunciato eh, l'episodio di eh, razzismo. Presa di posizione del presidente della regione Luciano D'Alfonso: se veri sono eh, fatti ehm, gravissimi. Eh, le parole anche di D'Alessandro del PD, eh, Salvini, mandante eh, morale. Avanti ancora, siamo a Pineto, balneatori e turisti vogliono scogliere anti erosione. Chiesto eh, l'impegno del sindaco e del suo vice a realizzare l'intervento nel tratto nord del litorale, Verrocchio. Comprendo le preoccupazioni, ma i fondi regionali stanziati finora sono insufficienti. Pagine dell'Aquila, paura, auto contro un eh, camion, eh, quattro eh, feriti. L'incidente dopo il Cermone in direzione Pizzoli coinvolti una bambina e uno dei titolari del ristorante, il Baco da Seta. Insomma, ieri sulle strade due tragedie, due persone che hanno perso la vita e eh, altri incidenti che potevano avere eh, un esito ancora più eh, grave. Eh, muore avvocatessa di 38 anni all'Aquila, Emma Buccini, stroncata da una malattia in breve tempo. Lascia eh, due figli, la giovane donna era impegnata anche in politica, si era candidata alle ultime comunali, moltissime testimonianze d'affetto da parte dell'intera eh, città. Eh, poi ancora eh, tragedia sul lavoro in A24 operaio eh, muore travolto sull'autostrada il 58enne di Carzoni impegnato nella manutenzione del verde indagato il conducente del furgone non ho eh, potuto evitarlo soltanto pochi giorni fa un altro grave lutto aveva colpito la eh, famiglia eh, di Giambattista eh, poi ancora mh, colpito e ucciso da un ramo del pioppo tra la tragedia al laghetto di Ortucchio svolta nell'inchiesta dopo la deposizione del Perizie in eh, procura. E poi in basso, pista ciclabile della Discordia, apre il cantiere, tutto questo ad Avezzano. Lavori in via Marruvio, nove soste su via Roma. Un barista si ribella: sparirà il Dehor, Ci fermiamo, andiamo in pubblicità. Prima le previsioni del tempo e poi ci ritroveremo per leggere Il Messaggero, la città e vedere altri servizi. Di nuovo, buongiorno. Seconda parte di Mattino 6 che riprendiamo con il messaggero e con il vertice eh, di Roma per il caro Pedaggi. Aumento dei pedaggi. I sindaci tornano sul piede di guerra. Si valutano un decreto-legge o un emendamento al DEF. I primi cittadini, noi vogliamo eh, risposte mh, immediate. E poi il caso Gran Sasso a Teramo: acqua contaminata agli ambientalisti eh, da eh, FICO. Pagine di Pescara Ruspe nel Palazzo di Pescara Abruzzo al via la demolizione dello stabile ex Sebastiani acquistato dalla Fondazione per farne la sede dell'istituto di design. Il primo passo di un risico destinato a mettere ordine nelle varie partecipazioni immobiliari di Corso Umberto. Il progetto firmato dall'architetto Vincenzo Pomiglio e approvato dal Comune prevede un 10% di. Aumento eh, di eh, cubatura. E poi ancora gli interrogativi eh, riguardano ehm, la sorte dell'edificio di Via Battisti ottenuto e incomodato dalla eh, provincia poi il gran finale lo spettacolo dei fuochi d'artificio eh, sul mare come vi ho preannunciato chiuderemo con una piccola clip questa edizione di Mattino 6 proprio vedendo la parte finale eh, dei eh, fuochi eh, pirotecnici che hanno chiuso la festa di Sant'Andrea. Ciac si gira con Musini di Tonno set in città per il mare di Gabriele due film in le lavorazioni in questi giorni portano alla ribalta due attrici di talento, ai luoghi cari al Vate D'Annunzio. Una testa di eh, maiale davanti casa, mistero a San Donato, indagini top secret sulla intimidazione subita da un tabaccaio un mese fa, il macabro trofeo custodito dai eh, veterinari eh, dell'ASL. Eh, Ascoltati eh, la vittima e i eh, familiari, nessuna pista viene esclusa, soprattutto dopo la scoperta di un eh, giro eh, di eh, estorsione. Poi ancora eh, medicina rischia lo stop ai ricoveri, l'emergenza... Eh, Stagionale mh, comincia dall'ospedale di Penne, manca personale e eh, eh, protesta la eh, comunità. Eh, mh, problemi anche perché ci sono altissime temperature temperature come leggiamo fino a 39 gradi. Pescara si prepara ai giorni del eh, grande eh, caldo. Proseguiamo eh, sempre eh, um, nelle pagine di Pescara, ma qui siamo nel Pescarese eh, a Bussi, la lunga storia della strada dei desideri. I sei chilometri mancanti da bussi a Colle Pietro basterebbero per accorciare di circa 20 eh, la distanza tra Pescara e l'Aquila. Il progetto varato nel 1972 e poi dimenticato, è stato ripescato dalla Regione sotto la spinta dei sindaci e delle due comunità. Dopo la riunione congiunta dei consigli varato un tavolo tecnico. La variante realizzata in parte sarà eh, completata e questa eh, è un'immagine nella zona dove potrebbe esserci questa eh, bretella, la Bussi eh, Colle Pietro. E poi ancora in taglio medio Nada e Gino Paoli A Blue Bar di scena La musica d'autore Due grandi nomi in cartellone Al festival di Francavilla In scaletta successi eh, Di ieri e di oggi E poi in basso leggiamo Luglio Record negli hotel di Montesilvano e poi eh, questo selfie Che ieri ha fatto il giro Proprio dei eh, social Uno dei protagonisti del Blue Bar eh, Lui si è già esibito Al Blue Bar di Francavilla eh, Piero Pelù ehm, che ha scattato questo selfie a Bussi, il cantante in canuale sul Terino, tramonto da favola e post di eh, gratitudine su Facebook. Dunque eh, un bel caso di eh, buona promozione mh, per la nostra regione da parte di un artista eh, conosciutissimo come Piero Pelù. Avanti con le ehm, pagine ehm, dell'Aquila, Colle Maggio riapre il tunnel in attesa dei grandi eventi, ora il eh, collegamento del megaparcheggio è percorribile ma soltanto pedonalmente, la richiesta del Comune soprattutto in vista della perdonanza della manifestazione jazz, ad oggi l'utenza della struttura è molto bassa, neanche 20 macchine al giorno, l'amministratore delegato Santilli è un primo Passo, ora aspettiamo uh, l'attivazione pure dei uh, tapirulani. Andiamo a vedere il uh, servizio. Il tunnel che collega il mega parcheggio di Colle Maggio a Piazza Duomo è funzionante ed attivo, ma per ora solo pedonalmente, in attesa di ricevere una risposta del comune sui lavori di manutenzione che si dovranno fare. La richiesta del comune, quindi, in vista delle grandi manifestazioni estive, è stata esaudita. Per ora l'orario è il consueto dalle 8 alle 20, ma per gli eventi serali ci si sta lavorando. Chiunque viene, il turista che viene, anche altre tante persone che ci chiedevano di, eh, di come arrivare in piazza. Eh, fare il giro alla villa è vero che c'è un percorso pedonale, forse anche bello, che passa per via di Collemaggio, la villa, il nuovo emiciclo, però tanti ci chiedevano appunto di andare direttamente con il tunnel in piazza. Eh, è anche vero che purtroppo adesso è attivo soltanto pedonalmente, ma speriamo che insomma fra, eh, fra un po' di tempo si possa anche riattivare il, si possano riattivare i Tapirulan che hanno bisogno eh, di una manutenzione straordinaria abbastanza importante visto che sono stati fermi per molti anni e che comunque siamo in attesa che adesso il, con il Comune di arrivare a questa eh, conclusione per, per fare il ripristino totale di quello che è il tunnel, augurandoci che comunque una, una, una più ampia funzionalità del terminal a livello di tutti quanti i parcheggi che speriamo quello, da quello che abbiamo sentito e abbiamo avuto alcuni incontri con il Comune, ci dice che il centro verrà completamente penalizzato, quindi il, il megaparcheggio potrebbe diventare il, il fulcro di quello che, che potrebbe essere insomma, la parte principale dove parcheggiare per arrivare in Piazza Duomo. L'amministratore delegato dell'MP Santilli ha aperto il megaparcheggio per mostrare i lavori che sono stati fatti e rimandare un po' al mittente le accuse di degrado o meglio, il bagno oggetto della fotografia che ha fatto intervenire il comune con un sopralluogo e un verbale era effettivamente usurato, ma non per negligenza dell'MP, spiega Santilli, bagno che tra l'altro fa parte di una struttura creata nel doposisma per servire i tanti pendolari che si spostano sulla costa e anche le attività ospitate con strutture provvisorie nel doposisma dopo terremoto, dunque il tempo che è passato, la normale usura, ha detto. La MP, ha ribadito Santiglia, ha ottemperato a tutte le richieste del Comune. Oggi l'utenza del parcheggio è irrisoria e i dipendenti sono indietro di quattro stipendi, anche se l'azienda, man mano che entra liquidità, pensa prima a loro, come ha ribadito l'amministratore. Anche tua hai in ritardo, in effetti, con il pagamento delle fatture alla società MP. Ma nell'idea del centro pedonalizzato questo parcheggio sarà essenziale per Santilli e l'interlocuzione con il comune prosegue ed è costante, ma non solo perché la società vuole attivare delle convenzioni con università, se possibile, uffici pubblici. L'Inps ad esempio l'ha già richiesta. Ci tengo a precisare una cosa, che i bagni che sono stati fotografati all'epoca erano dei bagni che sono stati costruiti subito dopo il terremoto ed erano quelli che servivano per accogliere i pendolari che dalla costa rientravano all'aria. Siccome sono bagni costruiti mh, con una struttura metallica, ogni volta che si è, si è andato a lavarli quelli hanno avuto un degrado e quindi c'era della ruggine che si era formata. Quindi eh, tengo a precisare che non erano sporchi ma era soltanto un, un, una usura eh, di tutto quanto. Quello che si era utilizzato per pulirli fra i vari acidi, eccetera. Siamo sempre all'aquila, dubbi sull'avvelenamento di caos. La forestale ha ispezionato il giardino in cui è morto il cane e non sono stati trovati bocconi contaminati da sostanze tossiche. Per conoscere la verità bisognerà aspettare l'esito dell'autopsia. Forse già oggi un primo responso dal laboratorio veterinario. Poi è come se avessi perso un figlio. Le parole di Fabiano e Torre. mi mancano i suoi saluti la sera e la mattina. Avanti ancora, siamo in eh, eh, Marsica, eh, scende dal furgone per iniziare i lavori, travolto da un camion, eh, l'operaio eh, avrebbe dovuto eliminare l'erba sulla 24, la città piange Sandro di Giambattista, padre eh, di eh, tre figli. E poi in basso a Sulmona, Consiglio dopo la verifica, oggi si va in aula ma la pace è soltanto apparente, il chiarimento politico chiesto dalla maggioranza dopo le ipotesi di candidature alle regionali. E siamo alle pagine di Chieti, maestra in pensione investita e uccisa in piazza Garibaldi, la vittima è Maria Luisa Cornacchia, ha dedicato una vita intera ai bambini, una studentessa di 23 anni indagata per omicidio stradale. Sotto shock, l'ex insegnante è stata schiacciata contro il muro di recinzione della caserma. Spinucci. Di spalla, assestamento di bilancio. Arriva l'ok ok del consiglio. Un'approvazione arrivata, eh, nonostante il parere negativo dei revisori dei conti. E poi in basso, spaccata la sala slot. La banda colpisce in 90 secondi tre ladri in fuga dal villaggio del Mediterraneo con un bottino di 5000 euro. Danni ingenti. E poi ancora a Lanciano, Mercato, Tegola da quasi 6 milioni la richiesta di danno fatta al comune dall'imprenditore italo-canadese D'Alessandro che vinse il bando per la gestione alla Summa Corporation sarebbe stato imposto di reperire su due piedi alcuni soggetti disposti a gestire i singoli box. E poi ancora a Vasto, furti su auto in sosta e uso in debito di carte di pagamento. Tre arresti intercettati alla Renault Clio con a bordo i due coniugi, entrambi già noti alle forze dell'ordine, vediamo il servizio. I controlli dei carabinieri della compagnia di Vasto hanno interessato tutta la costa, dalla zona di Punta d'Erci fino al lungomare di Termoli alla statale 16. Sotto la lente dei militari coordinati dal maggiore Amedeo Gonzales, furti con scasso alle auto in sosta, in particolare turisti di passaggio. Una tecnica consolidata, finestrini sfondati per entrare e interni saccheggiati, a volte trovando anche delle carte di pagamento. Tra le vittime una coppia di Bonefro che si trovava... In spiaggia. Per questo episodio i carabinieri sono riusciti a risalire all'identità di tre persone residenti a Vasto: una coppia di 45-46 anni e un 52enne. Decisivi pedinamente a una renoclio nera che si fermava più volte lungo le strade delle località di villeggiatura, ma anche l'acquisto di un cappellino in un negozio gestito da cinesi che, stando alla ricostruzione degli investigatori, sarebbe poi servito per nascondersi durante il tentativo di prelievo. Un copione notato, in viale aperta allo sportello del credito cooperativo. I tre sono stati fermati e accompagnati in caserma per gli accertamenti. Dalla perquisizione sono spuntate due poste e di proprietà dei turisti che si trovavano al mare. Dai riscontri sono scattati gli arresti. Dopo la direttissima la coppia resta ai domiciliari e l'uomo di 52 anni deve rispettare l'obbligo di firma. Il Maggiore Gonzales ha rivolto anche un invito non solo ai villeggianti. In questo caso abbiamo eh, registrato, e purtroppo non è l'unico, che eh, le carte di pagamento asportate a bordo dei veicoli eh, diverse volte vengono lasciate eh, abbinate al PIN eh, utile per eh, porre per l'incasso e monetizzare il, il furto. Quindi, intanto, evitare nel modo più assoluto di eh, lasciare appunto, i numeri. Eh, i codici d'accesso delle carte eh, per, per cercare di ostacolare e contenere comunque il danno. Siamo sulle pagine di Teramo del Messaggero. Frasi razziste. La Asla apre un procedimento interno dopo la denuncia di Ibrahima Diop. Il dottor Pinto ispezione gli uffici. Siamo rimasti allibiti e sconcertati. Renderemo pubbliche le decisioni anche sui social. È scoppiata la bagarre. Chi ha taciuto non va difeso, prende soldi eh, pubblici. E poi in basso, collegamenti con l'università. Troppo pochi e, e cari. Eh, gli eh, studenti rappresentano un segmento forte, ma i bus sono pochi e 20. Nonostante... Le promesse. A Giulianova, lo stand all'imboccatura del porto, il coordinatore di Fratelli d'Italia lancia una proposta voluta dai Giuliesi, in matace sul muro che copre il panorama. Intanto scoppiano altre problematiche come la centralina lasciata in mezzo alla strada e abbattuta e i parcometri che non funzionano. Passiamo ora alla città, nel quotidiano della provincia di Teramo e partiamo da pagina 5, il futuro del la Team e azzerare la Team. Ermanno Ruscitti del Mote ripropone la trasformazione in società in-house, che sarebbe un punto e a capo. Ehm, poi ancora eh, si parla di cura dimagrante: bisognerebbe prima eh, liquidare le quote della Enertec e poi passare ad un drastico taglio dei dipendenti. È lo stesso eh, modello del Ruzzo, tutto pubblico, ma prima bisogna liquidare il socio privato e ridurre il personale, soprattutto amministrativo. Pagina 6 eh, in settimana il. Eh, Tavolo sulla sicurezza scolastica, Teramo Children e amministrazione D'Alberto si incontreranno per fare il punto sulla progettazione del eh, futuro. E poi ancora via Longo eh, sistemeremo le case popolari, ma intanto annuncia due tecnici in più all'ufficio speciale per la ricostruzione per riportare quanti più sfollati a casa entro eh, Natale. E poi ancora. Il Movimento 5 Stelle dà dei copioni alla maggioranza d'Alberto, pentastellati colpiti dalla sindrome Covelli per mercatini natalizi, Verde Pubblico e migranti al lavoro. E Poi ancora tre nuovi, soci, tre nuovi soci istituzionali per il Rotary nella giornata dedicata alla visita del governatore Filonzi. Nel club entrano Mastrocola, Lucci e Ciapanna. Andiamo ora alle notizie dalla provincia, oggi i funerali del motociclista tortoretano, l'ultimo saluto a Romolo Franchi morto nello schianto dalle capannelle nella chiesa di Santa Maria al Lido, la moto, e qui torniamo alla dinamica dell'incidente, sarebbe scivolata in curva finendo per rovinare proprio contro un'altra motocicletta che transitava in quel momento. E poi ancora eh, siamo a Tortoreto, il comune eh, batte cassa sui buoni mensa, ehm, l'ente inoltre un decreto ingiuntivo di pagamento per quasi 200.000 euro ai due eh, rivenditori eh, indagati. I primi ammanchi si sarebbero registrati nel 2012 e sarebbero lievitati anno dopo anno fino al 2017 quando il sindaco Domenico Piccioni ha rilevato l'anomalia. E poi ancora, eh, sempre a Tortoreto, inchiesta Scuolabus, indagato anche l'ex sindaco. Alessandra Ricchi, chiuse le indagini sulla sicurezza a Tortoreto, i reati vanno dalla frode al falso fino all'omessa denuncia. Eh, poi ancora a Giulianova il caso di cui si ehm, è tanto parlato e ehm, abbiamo visto sui quotidiani, eh, l'azienda sanitaria apre un'indagine interna eh, sul caso del, della denuncia del dal senegalese Ibrahim eh, Diop il 39enne di origine africana ha denunciato insulti razzisti da parte del eh, personale dell'ufficio ASL. Eh, D'Alfonso e Paolucci hanno annunciato provvedimenti drastici qualora i fatti fossero confermati mh, dalle indagini in corso e qui siamo a Pineto lunedì, eh, di fuoco lungo l'autostrada, disagi al traffico per un furgone frigorifero e un'auto andata in fiamme. In A14, tra i mezzi incendiati, quello di una famiglia in viaggio per le vacanze. Per fortuna stanno eh, tutti eh, bene. Eh, proseguiamo eh, con eh, la, la pagina dello sport. Ecco, qui eh, si parla eh, chiaramente di eh, Teramo sulla città. De Grazia, il eh, bomber eh, bianco-rosso. D'estate in rete con Benevento e Pescara, ma spero di conservarne qualcuno per il campionato. Fosforo e polmoni per il, per il centrocampista marchigiano, pardon, solo una rete nel 2017-2018 contro il Ravenna. Mai pensato di lasciare questa squadra. L'anno scorso troppi alti e bassi lavoro per evitare che si ripeta. Andiamo a vedere. Eh, le eh, mh, prime pagine delle testate eh, nazionali prima di tornare sulle pagine di sport di centro e eh, messaggero qui siamo sulla gazzetta dello sport Inter, boom boom, preso Salico, Vidalla un passo arrivano i due colpi richiesti da eh, Spalletti e poi sotto la mh, testata Iguain al Milan ci siamo Intesa tra club, oggi il sì al diavolo Bonucci-Caldara, scambio vicino nella notte a eh, 2.40 circa si è chiuso l'incontro tra il DT del Milan Leonardo e l'agente di Higuain, il fratello Nicolas. poi ancora, eccolo, Higuain, ieri nel giorno del raduno dei reduci dal Mondiale in una stretta di mano con eh, Ronaldo in basso eh, De Laurentiis vuole il eh, Bari, oggi l'apertura delle buste per il club che eh, riparte dalla D e poi l'Azzurra Osacue ferita dai razzisti, il Corriere dello Sport, il benvindo di Aurelio, Ronaldo è a fine eh, carriera mentre CR7 si allena alla Continassa, l'inarrestabile De Laurentiis prova a raffreddare gli Entusiasmi degli Juventini rilanciando la eh, concorrenza. Sotto la eh, testata mh, Inter Vidal e Versalico, il cileno rinnova con i tedeschi e può andare da Spalletti in prestito. Definito anche l'acquisto del terzino, il tecnico è stato eh, accontentato. E poi ancora ehm, eh, tutto sport che apre, eh, così eh, CR7 Rambo subito. Nuovi test fisici al G Medical, scatta la caccia. A Scudetto Champions pallone e Pallone d'oro poi sotto la testata Bonucci Caldara Higuain, Ci siamo definita l'intesa tra Juve e Milan per lo scambio dei difensori e il prestito oneroso del Pipita se accetta. E torniamo sulle pagine dei quotidiani locali. Siamo sul centro. Pillon si parla chiaramente di Pescara. Vuole un Pescara sbarazzino e spettacolare. I Biancazzori iniziano a mostrare la loro identità. La squadra risponde all'input dell'allenatore che. Vuole vuole conquistare i tifosi con un calcio offensivo tra 5 giorni allo stadio Adriatico esordio in Team Cup contro il Pordenone di Tesser, ore 20:30. Si lavora sulle uscite, poi verranno ufficializzati gli arrivi di Suagher e Scamaca che completeranno la rosa e poi in basso Zauri scalda i motori della primavera. Ringrazio Sebastiani per l'opportunità. Teramo brilla la stella di Di Renzo, tripletta dell'attaccante nel triangolare con Torrese Mutignano nel ricordo dell'ex centrocampista Biancorosso, era infatti la prima edizione del Memorial Mazzagatti ecco le partite, i risultati Torrese Mutignano 2-1, Teramo Mutignano 6-0 Teramo Torrese 0-0 poi ancora alcuni scatti che arrivano dai vari ritiri di squadra abruzzesi e poi ancora in Serie D Avezzano un conto in più nel eh, la vastese pensa a un altro rinforzo i Stellati prendono Ciuffini d'Antonio eh, della Casolana e Gelsi Junior in prova al eh, Fano e ora il mm, messaggero abruzzo ecco qui eh, Pescara eh, pronto con eh, pochi eh, ritocchi, eh, aspettando il debutto in eh, Coppa Italia, Sebastiano a Milano per gli ultimi rinforzi per eh, Coda e Fornasier, probabilmente per Cocco e Fornasier, un piccolo refuso, eh, in partenza. Ecco sua guerra e scamacca con Capone e eh, Melegoni, sempre sul fronte mercato, Bayern Monaco e altri big sul eh, baby mercato e poi per Il calcio a 5 dalla B alla Champions. Aiello c'è sempre il preparatore atletico da 12 anni con l'acqua e sapone. Dobbiamo gestire il lavoro infrasettimanale. Andiamo a chiudere con l'ultima pagina di sport del Messaggero. Intanto eh, la Serie D in apertura con la Vastese, Vastese da sfoltire, ma piace eh, della penna. Le parole del DS Ruffini contro la Sanitana si sono viste buone cose nel pacchetto under conti di Rienzo Pistillo e Della Ventura. Già appunto, eh, sempre la D. Francavilla, buona la prima con... Banega, Scruzza e Cicerello e per la serie C Teramo eh, ci ripensa. Il Giolli Altobelli resta per la eh, difesa. Era stato dato tra i cedibili dopo i sei mesi in Sicilia. Salesse e Graziano in eh, partenza. Oggi ripescaggi, l'8 agosto in coppa al Bonolis con eh, la. Fermana, e poi per il basket, l'estate dei giovani con Femmerling, Bocchino e Di Paolo, e tra i dilettanti Lazzarini al martinsicuro. La, la coppa pardon, inizia il 19 di agosto. Noi siamo alla fine di questa edizione di Mattino 6. Come promesso, ci lasciamo con una raffica finale dei fuochi pirotecnici della festa di Sant'Andrea di ieri sera. Io vi ricordo gli appuntamenti con il TG6 alle ore. 14 alle ore 19 e alle ore 23. Eh, ringrazio Maurizio Daqui in regia e ringrazio voi per la eh, cortese. Attenzione, buona giornata.